Cielo purissimo dopo il temporale. Silenzio. Boschi d'abete a perdita d'occhio. Vede il mondo netto come biancheria uscita dal bucato. Per salire fin quassù abbiamo scavato migliaia di giardini nella roccia. Abbiamo scavato migliaia di fosse per rimanerci tutti questi anni. Negli stivali l'acqua ristagna tra le dita. Ricorda il paese, il mio, bianco nella brace del mezzogiorno. Solo gli asini, ubriachi d'acqua, vicini all'abbeveratoio e decisi a non muovere un passo, mai più. I volti non riesco a definirli. Sono stanco, ma ormai talmente stanco che le emozioni si sono acquietate in un'unica pasta uniforme, senza vertici. Continuo a camminare. Negli stivali l'acqua ristagna tra le dita. Via di qui. La guerra contro l'Austria-Ungheria che, sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re, Duce Supremo, l'esercito italiano inizia il 24 maggio 1915 e, con fede incrollabile e tenace valore, condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi. È vinta! Una macchia che corre. È una lepre. Ha una grossa coda. Corrono veloci quando hanno paura. Hanno paura di tutto. Per questo, spesso, quando corrono, fanno salti improvvisi. Cominciano a correre, diritto. Poi di colpo scartano di lato. Poi ancora di lato scartano e si rifugiano in un campo di trifogli. Quando ero ragazzo, staccavo la fogliolina di un trifoglio. La tenevo premuta vicino ad un'altra, perché Liliana diceva che trovare i quadrifogli portava fortuna. L'ho sempre illusa. Forse mi avrebbe sposato se non avessimo messo i trifogli. La guerra contro l'Austria-Ungheria che, sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re, Duce Supremo, l'esercito italiano inizia il 24 maggio 1915 e, con fede incrollabile e tenace valore, condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi. È vinta! Mi sento solo. Negli stivali l'acqua ristagna tra le dita. Il protone si radona. Non riesco a guardarli. Ho paura di incontrare quegli occhi lì fuori, grandi e bue. Ci mettono in posizione. È quasi ora. Il comandante è a pochi passi. Solo, come se gli altri accanto a me avessero colpi impalpabili. I condannati li chiamano per nome. Uno per uno. È il regolamento. Plotone, attenti! Franco Di Martino. Caricare! Carmelo Caruso. Puntare! Giovanni De Perri. Fuoco! Sparo. Io sparo. La guerra contro l'Austria-Ungheria che, sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re, Duce Supremo, l'esercito italiano inizia il 24 maggio 1915 e, con fede incrollabile e tenace valore, condusse ininterrotta d'asprissima per 41 mesi. È vinta! Il sonno rimbalza nell'aria, ritorna, si perde nell'umido. Ho già dimenticato i nomi dei morti. Non mi stupirei se un giorno sentissi pronunciare il mio. I boschi hanno un profumo strano quando devono assistere all'esecuzione. Di resina, dolciastra, alcolica. Oggi erano tre uomini, tre alberi, tre fili del telefono a sorreggerli. Non sento nulla. Negli stivali l'acqua ristagna tra le dita. Il mio pensiero è molle. Riprendo a camminare. Vorrei piangere. Forse quel pianto che nessuno sa che cosa sia. Di debolezza, di superbia delusa. Paura di voltarmi, di non vedere le stesse lacrime negli occhi di chi ha sparato. Tutto scivola via e negli stivali l'acqua ristagna tra le dita. Apro la bocca come se qualcosa dovesse uscire. Un pezzo di anima, se c'è.